Egli, cioè Dio, in principio ha creato il genere umano dotato di ragione e capace di scegliere il vero e il buon agire, cosicché gli uomini non hanno giustificazione davanti a Dio, in quanto sono dotati di ragione e di capacità di discernimento. Se qualcuno non crede che Dio si occupi di costoro, o dovrà con artifizi ammettere che egli non esiste o che pur esistendo gode del male, o che rimane simile a una pietra e che virtù e iniquità non sono nulla, e che gli uomini giudicano le cose buone o cattive solo secondo l'opinione soggettiva, e questa è gravissima impietà e iniquità.